Ben ritrovati amici rossoneri, come state? Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre all'inizio di ogni video di lasciare un bel like e di iscrivervi in questa zona, attivate la campanella e iscrivetevi gratuitamente al nostro canale, così come è gratuita l'app di Numero 10, l'app più scaricata dai rossoneri, qui sotto è gratuita, scaricatela, scrivete il vostro nome perché c'è in palio anche una maglietta del Milan che assegneremo domenica, personalizzabile con il giocatore che volete. Questa mattina un focus sul clamoroso fenomeno che abbiamo in casa, Rafa Leão, dopodiché ho fatto invece un punto sugli ex che sono andati via, sono andati incontro a sfortune sportive, Çalhanoğlu, Donnarumma e Kessié, vi rimando a quello se l'avete ancora visto, ma adesso andiamo oltre, pensiamo alla Champions, ma purtroppo siamo costretti a riparlare del nostro ex numero 10, del nostro ex giocatore turco che è andato via per 500.000 euro, che l'anno scorso non ha perso occasione per sparare veleno, per esultare in questa maniera, salvo poi ovviamente ridoversi mangiare le orecchie, non le mani, che ha perso il derby e che però ancora oggi ha lanciato una punturina, secondo me, poco rispettosa. Ci arriviamo, prima però partiamo da quello che è più importante perché tra poco il Milan scende in campo ed è una giornata importantissima perché si rientra in Champions League, con però non l'idea di vediamo dove si va, speriamo di passare il girone come lo scorso anno, era un girone anche di ferro e secondo me avremmo meritato senza qualche ingiustizia arbitrale, avremmo passato il turno. Quest'anno l'obiettivo è passare il turno e provare a vedere dove si arriva dagli ottavi in poi, senza davvero porsi dei limiti, perché insomma si può provare, è nel nostro DNA fare bene in Europa, in Champions League, quindi proviamoci. Alta tensione perché ci avviciniamo a una gara che è importante, il Salisburgo è un avversario ostico, è un avversario che pensate l'anno scorso in Champions League ha pareggiato o vinto sempre in casa, non ha mai perso nel girone. E credo anche quando ha passato il girone, perché se non sbaglio è arrivato agli ottavi, sì. E quindi loro lì in casa si esaltano. Per la prima volta hanno passato il girone l'anno scorso nella loro storia, ma stanno diventando comunque piano piano una realtà abbastanza consolidata in Europa, una realtà emergente, meglio, con dei valori molto importanti. Pensate che si affrontano oggi due tra le prime sei squadre più giovani in Champions League, Milan e Salisburgo, appunto. La nostra filosofia è molto simile a loro se vogliamo. Loro sono costruiti con lo scouting del gruppo Red Bull e hanno dei giocatori molto interessanti. Sesco su tutti, che piace a tanti e piace anche al Milan. Non c'è invece Luka Sukic che invece piace, ma oggi non c'è appunto disponibile. Ci sono altri giocatori interessanti, una squadra molto giovane che gioca bene, quindi attenzione alla loro filosofia, che è quella improntata al bel gioco. Secondo me oggi non dico che ci giochiamo tutto, non ci giochiamo tantissimo, però in caso di vittoria non mettiamo un'ipoteca, ma indirizziamo bene il nostro girone di Champions League, perché ogni volta per pensare di passare il girone bisogna guardare sulla terza forza, no? Più che sulla quarta, la terza che è il Salisburgo, e quindi vincere in casa loro sarebbe una iniezione di punti, di fiducia, di quotazioni in rialzo, e quindi speriamo davvero di poter portare a casa il risultato pieno. Non bisogna perdere e speriamo davvero di vincere con una squadra che comunque la nostra ha sempre più consapevolezza e che torna a fare l'Europa che è sempre stata nel suo DNA. Da questo punto di vista, oggi io sono molto curioso, speranzoso, fiducioso di vedere in campo il principino Charles de Ketelaere, perché credo che sia il palcoscenico suo. Lui intanto ha fatto diverse partite in Champions, ha fatto anche gol, ha fatto assist e nonostante la giovane età ha un bagaglio di esperienza quasi superiore a tanti dei nostri, ma credo che proprio il campo europeo, il tipo di gioco, di difesa avversaria, di filosofia possa calzare a pennello rispetto alle sue qualità, che oggi voglio mettere in mostra in maniera più continuativa all'interno della partita stessa, oltre a dei lampi importanti che ha fatto vedere. Quindi oggi punto tutto su Charles de Ketelaere, ovviamente su Rafa Leão, gioca Giroud, può entrare Origi, entrerà sicuramente Origi, purtroppo non c'è Rebic, ne abbiamo parlato, questo mal di schiena che lo lascia fuori ormai da 7-8 giorni. Sulla destra sale Mahrez e non Messias, scelta di equilibrio secondo me saggia in Champions League, anche perché Alexis merita di giocare anche lui titolare. Rispetto alla gara di sabato contro la Samp, che invece ha una difesa un po' più chiusa, è giusto che giochi Messias lì e Saelemaekers oggi, Bennacer e Tonali, sta per entrare anche Krunic, dietro Calabria, Theo,
Kalulu Tomori con possibili entranti Kier e attenzione anche a Serginho Dest che magari oggi potrebbe fare il suo esordio titolare in un palcoscenico che comunque conosce, giocatore forte, qualitativo, propositivo, bravo a guardare la porta avversaria negli occhi. E quindi vediamo se oggi lo vediamo finalmente in campo. Come sapete non c'è Chau, non c'è neanche Branks, non c'è neanche Adli, perché non sono nelle liste Champions e quindi dovremo aspettare per loro l'esordio in campionato, magari sabato, magari in corso, probabilmente non dall'inizio per tutti. Quindi un bel Forza Milan ragazzi tutti insieme, lasciate un bel like perché giornata di partita, mi raccomando, è doveroso. E oggi è una partita molto importante, in caso di vittoria, ripeto, non è ipoteca, ma potrebbe essere già una bella spallata loro, perché è una partita che si affronta con quella che potenzialmente potrebbe darti fastidio in ottica qualificazione agli ottavi. Quindi portiamocela a casa. Detto questo, volto pagina, Çalhanoğlu, ancora lui ragazzi, ancora lui, a parte che lui a tutti non gli passa, è sui social, è al bar, è in giro, è di qua, è di là, su WhatsApp, non gli passa, stanno rosicando in una maniera incredibile. Oggi però la conferenza stampa di vigilia, giocheranno contro il Bayern Monaco, se perdono domani saranno a 3 sconfitte su 6, 50% di questa prima parte di stagione, non male, ma non ci interessa. È stato chiesto appunto del derby e Çalhanoğlu, del quale abbiamo parlato anche nel video precedente, risponde dicendo abbiamo perso per errori nostri. Abbiamo perso per errori nostri, ma non voglio più parlarne perché mi dà fastidio, quindi... Non vuole parlarne, ma ne parla e ne parla sminuendo la vittoria del Milan, lasciando intendere, o meglio, dicendo chiaramente che sono stati demeriti loro e non meriti del Milan. Cioè che il Milan quindi non ha giocato meglio, che il Milan non ha costruito le occasioni da gol, che il Milan ha semplicemente sfruttato errori altrui. A me sembra l'ennesima dichiarazione negazionista, rosicante, definitela voi. Come Inzaghi ha detto, noi abbiamo fatto due gol ottimi, loro non dovevamo farglieli fare, come dire, li abbiamo regalati noi, così anche Çalhanoğlu, però poi quando li fa comodo dice non voglio più parlarne. Eh no, allora o ne parli o non ne parli, ma se ne parli, allora parla dicendo che tu hai fatto un errore grande, che il Milan ha giocato meritatamente, ha giocato meglio e ha vinto meritatamente, che ha dato una lezione di gioco per buona parte della partita, così sempre, oh ragazzi, e non salutate Hernandez, boh. E poi l'altra volta ha fatto così, e poi è andato da loro a pennellato di nerazzurro sui social il cielo di Milano provocando, e poi ha detto finalmente sono qui dove si vince, finalmente sono con compagni abituati a vincere. Ha perso, perché ha perso lo scudetto, ed è stato zitto, non ha parlato più, ora parla e sminuisce la vittoria del Milan. A me sembra sinceramente un po' poco sportivo da parte sua non riconoscere il merito degli avversari, la vittoria degli avversari che a detta di tutti, a parte Inzaghi e Çalhanoğlu, hanno vinto meritatamente. Hanno giocato meglio. Poi ci sta anche di non vincere quando vinci, quando giochi bene, però noi abbiamo vinto, quindi abbiamo vinto meritatamente. Detto questo, bah, cioè, è proprio l'idea di quello che rosica. Abbiamo perso per errori nostri. A parte che quando uno perde ha messo qualche errorino. Ma dall'altra parte c'è la bravura degli avversari. E mai come in questo derby il Milan recentemente ha dimostrato di essere superiore al Milan, di aver meritato la vittoria. Quindi o non ne parli proprio e dici sto rosicando, non ne parlo, perché poi la parte finale è quella, ma non dire che di fatto il Milan non ha meritato, che sono stati più gli errori dell'Inter. No good, no good, no good, no good. Però vabbè, è sempre una soddisfazione. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi, ovviamente sempre in forma civile, edulcorata, di rispetto, lasciate un bel like, iscrivetevi qui numerosi al nostro canale più seguito ogni giorno da chi ha Milano nel cuore, ci vediamo per video post partita, la telecronaca la faccio su QSVS se vi va di seguirmi, scaricate la PDS con il vostro nome e anche magari il nome del giocatore che vorreste sulla maglia come personalizzazione e vi rimando al video precedente in cui parlo anche di Donnarumma e di Kessié, perché poi... Si può parlare anche di chi è andato via. Qualcuno dice, la migliore arma è la indifferenza. A me non sono indifferenti. A me, se sportivamente parlando vanno male, fa piacere. Soprattutto, Çalhanoğlu, a maggior ragione dopo questa ennesima dichiarazione sul Milan, sempre, sempre, sempre a sminuire. Poi l'anno scorso, figuriamoci. Iscrivetevi numerosi, un abbraccio e commentate, ovviamente, con rispetto. Ciao!